Una delle qualità più importanti di tutti per raggiungere gli obiettivi che hai è quella di riuscire a focalizzarti su quello che vuoi andando ad escludere tutto il resto. Ad esempio, uno sportivo che non riesce a focalizzarsi su quello che vuole ha un grosso problema perché immagina che deve fare la sua prestazione sportiva e magari inizia a pensare, cavolo, 20 anni fa Tizio mi ha fatto un dispetto, oppure dovrò pagare le bollette domani e se inizia a far vagare la mente, chiaramente la sua prestazione non sarà delle migliori. Quindi la capacità di focalizzarti su quello che vuoi è di estrema importanza in ogni area della tua vita. Solo che è una capacità che si allena. Tanto che c'era Bob Proctor che consigliava questo esercizio. Prendi un foglio bianco, al centro fai un punto nero. E per 5 minuti ti concentri sul punto nero. Se lo fai correttamente, nella tua mente ci sarà solo il punto nero e tutto il resto verrà escluso. Questo esercizio poi lo ripeti per 90 giorni, così vai ad allenare la concentrazione. Perché questo discorso è importante? Lo è perché se tu vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, devi focalizzarti su di loro. E uno dei migliori esercizi che ci sono per focalizzarti su quello che vuoi è il creare una vision board, cioè un collage, crei un insieme di foto che racchiudono esattamente quello che tu desideri. Se hai visto The Secret, sicuramente ti ricorderai della vision board. Se non l'hai visto, vallo a vedere. E comunque sia, la vision board è un insieme di foto che vanno a racchiudere ciò che tu desideri raggiungere. Tuttavia ci sono degli errori gravi che le persone commettono quando vanno a creare la vision board. Ecco perché ho creato un PDF tipo di una decina di pagine che puoi ricevere gratuitamente e che ti spiega esattamente come creare la vision board oppure se l'hai già creata, come puoi andare a migliorarla. C'è proprio una checklist, un insieme di liste di cose da controllare se l'hai fatta bene, spunti tutto quanto, altrimenti c'è scritto in che modo puoi andare a potenziare quella che è la tua vision board. La vision board la usano tantissime persone importanti per raggiungere i loro obiettivi. Quindi, quando vai a creare la vision board, mi raccomando, ricordati di questo video. Punto primo, deve esserci anche del testo. Se tu hai messo l'immagine di una città perché vuoi trasferirti, a fianco oppure sotto l'immagine della città, naturalmente inserisci la foto della città in cui vuoi davvero trasferirti, quindi ipotizziamo che vuoi trasferirti a Capracotta, è una città italiana, oppure vuoi trasferirti a Torino, ok, metti un'immagine delle due città, ok, ipotizziamo che ti vuoi trasferire a Torino, metti la città di Torino e sotto scrivi Torino. Quindi c'è una parte anche scritta oltre alla parte dell'immagine, ok? Perché le persone spesso mettono immagini vaghe, molto vaghe, che non si capisce nulla. Tipo, una persona vuole una bella relazione di coppia, mette l'immagine di due sconosciuti e non scrive nulla. Oppure una persona vuole un'auto di lusso e in realtà vuole una Ferrari di un certo tipo, di un certo modello, però mette una macchina qualsiasi. Non è proprio così che funziona, quindi devi inserire l'immagine, ma a fianco oppure sotto inserisci anche il testo. Perciò ti dicevo prima l'esempio, c'è la città dove ti vuoi trasferire e scrivi chiaramente il suo nome. Ipotizziamo che vuoi perdere 10 kg, metti la foto e chiaramente scrivi anche quanto chili vuoi pesare. Quindi questa è la prima cosa da fare, aggiungere del testo. La seconda è che una volta che tu hai creato la vision board, chiaramente dovrai utilizzare la visualizzazione sulle scene e sulle foto che hai messo nella vision board. Perciò se hai messo che tu pesi una certa quantità di peso, ok, chiaramente visualizzati che hai quel peso. Se tu hai inserito l'immagine di te che hai una Ferrari, visualizzati mentre guidi la Ferrari. Se tu hai inserito una qualsiasi cosa, usa poi la visualizzazione per potenziare il lavoro della vision board. E terzo errore molto diffuso è quello di creare la vision board e poi dimenticarsene. Questo è un grosso errore. Tu devi
mettere la vision board in un posto che vedi spesso. Se non lo puoi fare perché magari vivi con i tuoi oppure per mille altre ragioni non puoi piazzare la vision board in un posto che vedi spesso, la crei e la metti come foto, per esempio, sul tuo telefonino. In questo modo la tiri fuori quando vuoi. Però non dimenticarti che hai creato la vision board e che è un sistema utile, perché la vision board, qui lo dico, è nella checklist, lo ripeto, deve chiaramente essere utilizzata tutti i giorni. Quindi se vuoi creare la tua vision board oppure vuoi andare a potenziare quella che hai creato, scarica la checklist che ho creato. Trovi il link in descrizione e anche nei commenti. Se non arriva subito l'email, non preoccuparti, dipende da che tipo di email hai, ma entro un paio di minuti da quando hai lasciato la tua email sicuramente arriva la checklist. Poi la controlli e vai a creare la tua vision board. Una volta che l'hai creata con tutte le caratteristiche giuste, usa la visualizzazione su quelle scene. Mi raccomando, perché la vision board è un sistema estremamente efficace e può aiutarti a raggiungere più obiettivi.